Allora, salve, io sono Alessandro Zocchi ed oggi ho qui in questo video il piacere di aver invitato il professor Francesco Orzi, con il quale faremo una breve chiacchierata su un argomento molto particolare. Il professor Orzi è professore ordinario di neurologia ed è stato direttore della clinica appunto di neurologica della seconda facoltà di medicina e psicologia della Sapienza qui a Roma. Prima di avere questo ruolo, in realtà il professor Orzi è stato per diverso tempo un ricercatore in diverse parti del mondo ed è questa sua fase, diciamo, che ci siamo incontrati, visto che abbiamo lavorato assieme ed abbiamo fatto molte cose interessanti. Ad un certo punto poi noi ci siamo un po' trasferiti in altre parti del mondo per lavorare, ma ci siamo sempre tenuti in contatto ed abbiamo sempre fatto interessanti collaborazioni. Non da ultimo quello che stiamo facendo ultimamente, che è una co-direzione scientifica di una collana di libri di divulgazione scientifica che si chiama Spirali, che è edita da Annulli Editore. Ma il motivo per cui ho invitato il professor Orzi qui oggi perché lui qualche giorno fa mi ha segnalato un articolo che è comparso di recente su Nature Neuroscience Reviews e che riguarda un argomento molto particolare, ossia la neurogenesi. E è un argomento abbastanza controverso, ma è di particolare interesse per il nostro benessere, diciamo così, mentale. Cercheremo un po' di fare il punto di questo fenomeno che appunto sembra essere particolarmente interessante. Allora, Francesco, innanzitutto diciamo un po' che cos'è la neurogenesi. Sì, grazie Alessandro, grazie per l'invito. Devo precisare per correttezza che sono stato professore perché sono in pensione, ma come vedi mantengo la curiosità per le novità nelle neuroscienze. Mi Questo sembra un'ottima articolo cosa. ci ha stimolato, parla di neurogenesi. Neurogenesi, come dice la parola, vuol dire formazione di nuovi neuroni. I neuroni, come molti sanno, sono le cellule non le uniche del cervello, forse neanche le più numerose, ma sono quelle più conosciute, quelle che svolgono il ruolo, diciamo, più noto di connessione tra una parte e l'altra del cervello e con le varie parti dell'organismo. Questo articolo è interessante perché risolleva, fa un punto su questa questione molto dibattuta, perché noi siamo cresciuti dal punto di vista scientifico, voglio dire, con l'idea che il cervello non producesse nuove cellule durante la vita. Cioè le cellule che uno ha all'infanzia sono quelle che poi devi mantenere come un tesoretto per tutta la vita. Questa era una sorta di dogma che è stato sfatato molto recentemente, alla fine degli anni 90, esattamente nel 98, un articolo molto importante ha dimostrato che in effetti nel cervello adulto di scimmia ci sono nuove cellule. E poco dopo un altro lavoro importante, molto noto, ha suggerito che ci sono delle cellule nuove anche nel cervello adulto, dell'uomo. Poi gli studi sugli animali sono stati innumerevoli, e questo il dato della neurogenesi è stato confermato in moltissimi animali, anzi in diverse specie, e ormai è un dato di fatto, acquisito. La neurogenesi dell'uomo rimane molto suggestiva, ci sono ancora dei dubbi, e sono dei dubbi metodologici, perché come potete immaginare, riconoscere le nuove cellule nel tessuto non è facile, è un po' come andare a cercare l'ago nel pagliaio. Le tecniche sono sostanzialmente basate sull'istologia, cioè bisogna prendere un pezzo di tessuto e fare delle indagini molto, molto particolari. Ovviamente, come è facile immaginare, non è molto etico andare a prendere un pezzo di cervello di un individuo per vedere Certo. se ci sono nuove cellule. Quindi gli studi sono tutti post mortem, con un grande numero di difficoltà di tipo tecnologico.
Al momento tutto ci fa pensare che nell'uomo sia come negli altri animali e che effettivamente nel cervello adulto ci siano nuove cellule prodotte durante la vita. Ma quindi questa neurogenesi, questa formazione di nuovi neuroni, almeno negli animali, a cosa potrebbe servire, diciamo così, a quanto è utile? Perché comunque immagino che sia limitata, però come si integrano, qual è il loro ruolo, diciamo così? Sì, forse per capirlo bisognerebbe forse fare un piccolo passo indietro e considerare che ciascun nostro comportamento è basato sull'attivazione di circuiti neurali, no? Supponiamo, tutti sanno che se mettete la mano su un oggetto caldo, viene subito, c'è subito una retrazione. Questa retrazione è talmente veloce che non c'è neanche bisogno di pensarci sopra. Cioè avviene per l'attivazione di un circuito che ormai è ben noto, è un circuito che da una parte ha i recettori sulla pelle del calore. E da lì parte un segnale, si conosce bene, ci sono delle trasmissioni, diciamo, elettrochimiche da un neurone all'altro, il circuito porta ai muscoli che vengono attivati e l'arto si contrae. Questo è un comportamento elementare, ben noto, presente praticamente in tutte le specie. È presente anche nei piccoli vermiciattoli, o nei crostacei, o negli insetti, è diffuso in tutto l'ambito animale. C'è da pensare che anche i comportamenti più sofisticati abbiano questa base, no? Per esempio, se passiamo davanti a una pasticceria, l'odore della pasticceria ci fa venire voglia di mangiare, ci viene l'acquolina in bocca e mettiamo in atto una decisione e un comportamento motorio verso il negozio, entriamo e mangiamo. Ecco. Dobbiamo abituarci a pensare che anche questi comportamenti sofisticati siano basati su una circuiteria, no? Quindi ci sarà un circuito che collega le nostre mucose, i recettori dell'olfatto sulle mucose del naso, alle ghiandole salivari e ad altre parti importanti del cervello che ci ricordano un'esperienza precedente positiva legata a quell'odore, e poi si attivano altre zone del cervello che mettono in atto, cosa estremamente complessa, mettono in atto il comportamento, no, alimentare e ci portano nel negozio e ci fanno mangiare. È chiaro che questo tipo di struttura richiede. Di comportamento, scusate, richiede una struttura molto, molto flessibile perché questo comportamento si modifica in base alle nostre esperienze. Si modifica in base, ci dobbiamo ricordare che in quel negozio fanno dei cannoli particolarmente buoni e così via. Questo implica che si formino delle memorie, che si formino delle reti, no? Delle connessioni particolari. Quindi queste modificazioni della struttura neurale di base dei comportamenti viene chiamata in genere plasticità, eh? Questa plasticità si basa, deve avere un equivalente biochimico e anatomico. Non possiamo pensare che ci sia lo spirito che gira per l'organismo. Quindi questa base anatomica deve modificarsi nel tempo in base all'esperienza. Quindi la formazione di nuovi neuroni e di nuove connessioni è la base di questa plasticità. E questa plasticità ovviamente ha una funzione adattiva, perché ci permette di modificare i comportamenti
in base alle esigenze e in base alle precedenti esperienze. Quindi questo è il quadro, diciamo, teorico, ipotetico. Ma e sugli animali almeno si è visto se la neurogenesi può essere in qualche modo stimolata, controllata, ridotta addirittura? C'è qualche Certo. ipotesi per cui noi possiamo modulare, diciamo così, la neurogenesi? Allora, si sa molto, ci sono degli esperti, non sono io esperto particolare di queste cose, ma ci sono degli esperti che ormai conoscono abbastanza bene quali siano i meccanismi alla base di questa plasticità. Quindi è possibile modulare questa plasticità, è possibile favorirla ed è possibile inibirla. Sperimentalmente. E questo permette di fare degli esperimenti, vedere se effettivamente questa plasticità funziona o non funziona ai fini della performance comportamentale, no? Quindi tu puoi modificare questa plasticità e far fare dei test a dei ratti, dei test comportamentali, ce ne sono diversi. Quello tipico, per esempio, è in un labirinto, quanto ci mette l'animale a imparare la strada più corta per raggiungere un target. Certo. No? Questo è un test, tu misuri i tempi, ovviamente se il tempo è minore vuol dire che la performance è migliore e così via. Tu puoi fare due gruppi di ratti, uno gli modifichi la neurogenesi, la inibisci o la favorisci, nell'altro no, e poi vedi se effettivamente il comportamento tra i due. Ecco, i dati in questo senso sono suggestivi del fatto che effettivamente la neurogenesi serve a migliorare le performance, cioè acquisisci gli skill, no? Le abilità in modo più Più efficace con efficace. meno tempo. Ok. Mi sembra di, se non ricordo male, correggimi, che però è stato dimostrato sempre negli animali che comunque sia la neurogenesi con l'età mi pare che diminuisca, cioè è particolarmente forte, mi pare, finché l'animale è giovane, ma con l'età diminuisce, anche se apparentemente anche negli animali anziani, diciamo così, c'è sempre traccia di questa neurogenesi, quindi non è un Sì, fenomeno che svanisce. credo che diciamo, la definizione di adulto, dal punto di vista, sì, adulto giovane, insomma, nell'anziano, vabbè, come succede per tutto, sì, tutto si rallenta e poi inesorabilmente finisce. Bene, ma e quindi potenzialmente se noi riuscissimo a confermare la neurogenesi nell'uomo e poi a cercare di controllarla, modularla, stimolarla con qualche farmaco, a che cosa potrebbe servirci? Diciamo, immagino, faccio riferimento a malattie neurologiche, se non psichiatriche, a un qualche cosa, si potrebbe pensare un giorno di curare dei traumi con una stimolazione di Certo. neurogenesi. Ma intanto fermiamoci sui dati di fatto. Allora, alla base della neurogenesi ci sono meccanismi biochimici molto complicati, però c'è un modo abbastanza semplice di indurla sperimentalmente. Se tu metti un ratto in una gabbia, lo fai vivere in una gabbia arricchita, cioè con le altalenine, la palla, il cubo, le cose in cui lui si Certo. muove, esplora, eccetera, e un ratto che sta invece in una gabbia nuda, li tieni lì per un mese o due. Alla fine, sì, bisogna prendere il cervello e fare l'analisi e vedi che il cervello del ratto nella gabbia arricchita è più denso di ramificazioni soprattutto, e anche con qualche neurone in più, con dei neuroni in più, non qualche. Quindi gli stimoli esterni indubbiamente facilitano la neurogenesi. Questo, insomma, è anche intuibile che sia così. Tutti noi per crescere abbiamo bisogno di stimoli.
Se non hai gli stimoli visivi non impareremo a vedere, se non abbiamo stimoli cognitivi non impareremo a pensare. Quindi il messaggio da portare a casa è che abbiamo bisogno di stimoli. Ci sono dati sperimentali, abbiamo appena accennato, che lo dimostrano chiaramente sperimentalmente, e ci sono dei dati epidemiologici sull'uomo. I dati dimostrano chiaramente che il rischio di declino cognitivo è maggiore nelle persone con una scolarità non buona, non alta, con le persone che non leggono un certo numero di riviste o di libri, che hanno una scarsa frequentazione di eventi culturali, sociali, eccetera. Quindi questo è un dato di fatto epidemiologico, probabilmente associato al fatto che gli stimoli, appunto, anche nell'uomo contribuiscono a diciamo, rendere la nostra circuiteria neurale più flessibile, più ricca, più efficiente. Quindi non farmaci, e tu Alessandro lo sai bene, su questo hai anche pubblicato, non farmaci, non esistono farmaci per imparare meglio, per studiare meglio, per essere più vispi, Certo. ma bisogna avere stimoli importanti cognitivi, culturali, leggere, interessarsi, essere curiosi. Quindi essere attivi non solo fisicamente, ma anche mentalmente per tutta la vita. Benissimo, io ti ringrazio moltissimo per questo intervento. Credo che abbiamo dato un messaggio molto semplice ma estremamente importante. Benissimo, io ringrazio molto il professor Orzi. Se siete interessati a questi argomenti, potete iscrivervi a questo canale e cliccare sulla campanella, così siete notificati dei futuri video. E vi ringrazio molto per l'attenzione e ringrazio ancora il professor Francesco Orzi. Grazie a te, grazie.